Presidente, che festa! Il canottaggio a sedile fisso si ritrova prima del via alla stagione agonistica 2012, tanti successi, tanti personaggi importanti da celebrare. Sì, siamo contentissimi di aver scelto questa location perché stiamo proprio sul mare e ci dà l'idea proprio che incominci la stagione, si apre il bel tempo e si apre proprio la nostra attività, usciamo finalmente all'aperto con i ragazzi e festeggiamo i campioni del 2011 come augurio per tutti quelli che verranno nel 2012. Il 2012 sarà tra l'altro un anno particolarmente intenso, 3 campionati italiani, addirittura una manifestazione che ospiterà tutte le vostre discipline. Sì, noi abbiamo organizzato al 25 e il 26 agosto una gara nazionale per tutte le barche, che sono praticamente 4, adesso Liole, Elba, Gozzi e VIP 750 in piedi a Corugeno, una gara nazionale per tutte, per poter unire tutte le anime, far vedere quanto è grande il nostro movimento. Movimento che cresce sempre di più, in particolar modo sono i giovani ad avvicinarsi maggiormente al canottaggio a sedile fisso. Sì, questo è per noi un grande onore, è una grande gioia perché anche l'anno scorso abbiamo incrementato di ben 150 unità l'attività giovanile, speriamo quest'anno addirittura di raddoppiarla e questo ci fa ben sperare per il futuro e soprattutto anche per le tradizioni storiche, perché ormai i vecchi cominciano a essere stanchi e c'è bisogno di gente nuova che partecipi anche alle regate storiche. E si può dire anche che il canottaggio a sedile fisso sia un ottimo avvio per tanti ragazzi che poi addirittura hanno intrapreso la strada mondiale olimpica. Uno su tutti, il genovese Paolo Perino, è in lotta per andare a Londra ed è nato proprio nel sedile fisso. Sì, questo è motivo d'orgoglio, ma è soprattutto un merito ai nostri allenatori che anche loro hanno incominciato col sedile fisso, si sono specializzati, ci aiutano a far crescere e penso che anche sia molto importante per il movimento giovanile. Abbiamo appena finito un corso allenatori dove si impara molto e si riesce a trasmettere come crescere sani, forti e robusti, soprattutto per una gioventù che ha bisogno di questi valori. Onda d'oro della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso per un impegno ormai ventennale dedicato alla promozione di questo sport. Sì, sì, sì. È senz'altro un piacere ricevere un riconoscimento, anche se il piacere più grande ovviamente è quello di fare qualcosa per il canottaggio, per questo sport e quindi vederne poi i risultati, questa è la cosa più importante. Ovviamente un riconoscimento fa sempre piacere. Instancabile animatore dell'attività della Canottieri Corugeno e di tutta la provincia di Varese, una Canottieri Corugeno, lo ricordiamo, nata poco più di 20 anni fa, ma è diventata ormai la culla di tanti, tantissimi appuntamenti dedicati a Iole, Larianne ed Elba e quest'anno anche alla Voga in Piedi e Gozzo. Beh, diciamo che come Corugeno abbiamo cominciato quasi per gioco sull'onda dei ragazzi che remavano, ecco, dei nostri figli. E poi ovviamente queste cose quando ci sei dentro ti prende la passione, ti prende la mano, per cui poi non riesci più a toglierti e poi hai un'ambizione di voler continuare a migliorare la situazione delle cose. Quali sono i prossimi sogni da realizzare? Beh, i sogni sono tanti, qualche volta mi chiedo se non è arrivato magari il momento di stabilizzarsi un attimo. Un sogno grande per Corugeno, ma è difficile da realizzare ed arrivare a organizzare anche qualche manifestazione internazionale, non dico mondiali perché c'è già Varese che ci ha portato via tutto quello che si poteva portare via, quindi, però siamo comunque nella zona e questo è senz'altro un piacere perché è un riconoscimento a quello che diciamo la provincia riesce a fare. Com'è nata? Ecco, da questo punto di vista devo dire che dobbiamo ringraziare il sedile fisso, la Federazione Italiana del Sedile Fisso, quindi Gobbi che già allora era uno degli artefici, il povero Riva, Nando Riva e Mugnani, eccetera, i vecchi diciamo del canottaggio fisso che sono venuti a Corugeno e hanno visto questo bel laghetto che era l'ideale per fare canottaggio. A Corugeno allora l'unica barca erano quella di pescatori e quindi da lì diciamo è arrivata un po' tutta la storia.
Il canottaggio per tutti prosegue davvero a gonfie vele, Andrea Mazzanti. È nata la società, ci sono tutti i presupposti per svilupparla ancora. Beh, certamente, siamo veramente partiti alla grande con tanti collaboratori che tutti insieme svolgiamo questa attività e abbiamo formato la società, ossia io presidente, la signora qua vicepresidente e consigliere Parodi. Vedo che le cose stanno andando bene, i ragazzi ne abbiamo 17 quest'anno, perciò cresciamo e abbiamo molte manifestazioni. Vogliamo citare qualche appuntamento dove sarete protagonisti? Beh, innanzitutto la solita classica a Chiavari e poi abbiamo quella del Circolo Ilva, saremo all'Expo e la più importante la faremo il 23 di giugno, se non erro, correggetemi se sbaglio, 23 giugno a Pra, dove raccoglieremo tutti i ragazzi diversamente abili, dove faremo gare con i ragazzi, quegli atleti veramente, li mettiamo assieme. Tra l'altro la tua forza è proprio poter contare su collaboratori che ti danno una grossa mano. Se non ci fossero loro avremmo già chiuso, ragazzi, è solo quello che ci tengono, sono loro e basta. Per il futuro? Beh, per il futuro mi sembra che la cosa sia abbastanza corposa quest'anno, speriamo di riuscire a mantenere tutte quelle che sono le nostre realtà che ci siamo dati. Okay.